Ma che bontà, piace al ricco e anche al paesan. Polenta, schiedo pure il baccalà, tutte formai e sarà nostra. Amiche e amici, ben ritrovati a Brescia in Tavola con Federica. Ciao a tutti! Simpatica e sì, basta così. Devi dire bellissima una volta. Se vogliamo aggiungere di più, che poi magari ti monti pure la testa, ma ti fermano, ti riconoscono, ti apprezzano per le spiegazioni. Certo! Scusa, ti fermano che vogliono. Quando mi fermo, i versai. Magari vorranno anche sapere del pollo alla cacciatore, che è la ricetta di oggi. Esatto. Gli ingredienti, il pollo, il cacciatore. Ma che cacciatore? No, il pollo, un pochetto di pollo tagliato a pezzi, le cipolle, le carote, il sedano, le olive nere, il vino bianco e basta. E basta, abbiamo con la ricetta. Un pochetto di pollo. Ah, bravo, per carità. Allora, c'è il nostro bello pignatino, bello grosso. Lo metto dentro tutto le nostre belle verdure e tea, dei belli fini, le forrosolà col nost, ma magari è un po' più grosso che la mia. Fon freezer belle le nostre verdurine con l'olio extravergine di oliva, che metto dentro il nostro pol tagliato, ok, ovviamente mio un pol antrec, ma solo il pollo. Magari uno può aggiungere anche qualche altro tipo di carne, sì, certo, prevalente col pollo, però sì, la carne de boss. Di chi? No, de boss, mo che lo lì è la carne de boss. Se mia cosa lei è la carne de boss. No. Ma che bontà! Ecco, c'è il signor Gino, buon pomeriggio, ben trovato, grazie per essere con noi. Noi abbiamo bisogno di sapere magari da lei che cos'è el boss, che significa. Lei lo sa? No. Aie, annaggia, e che facciamo qua? Posso immaginare, però non so. Immagini, se è una bella immaginazione, condividiamo questa fantasia. Non è il buco. Il bus quello. Ah no, quello è il bus. Il boss deve essere un'altra cosa. Lei, Gino, è originario di Brescia? No, sono abruzzese. Vabbè, allora dai, alla scusante, insomma, l'alibi ce l'ha, giustamente. Di che zona dell'Abruzzo? Vicino a Pescara, Francavilla a Mare. Francavilla a Mare, bello. E da quanto tempo sta qui a Brescia? 50 anni a Milano, una ventina qui a Brescia. Quindi ho perso un po' del milanese e non ho ancora acquisito questo. Vabbè, ma 20 anni di bresciano, un po' è un fes, se lo può concedere ogni tanto. Il signor Ermanno, vero? Eccoci qua Ermanno, grazie, buon pomeriggio. A voi, buongiorno. Ermanno, di cosa si occupa? Ho una società di servizi, un centro uffici qui a Brescia 2. Ah, benissimo, insomma, grazie allora per la sua presenza, la sua partecipazione graditissima. Speriamo di non farle perdere troppo tempo, perché il suo tempo è prezioso, più del nostro, insomma. Noi siamo un po' dei giullari, ecco, quindi. È solo un piacere, grazie a voi. Grazie, allora, è il boss. Qua ragazzi non riusciamo a capire cos'è questa caspita di boss. È il boss, io so cos'è. Sì, l'abbiamo trovato. Bene, che cos'è, Ermanno? El boss viene detto al montone, al maschio della pecora, quindi, esatto, è un animale, il montone. Lo vedi, ci voleva il professionista per sapere queste cose, eh? Hai capito, Federica? Non abbiate a male se ho sbagliato, No, figuriamoci. Grazie, Ermanno, gentilissimo. Grazie a voi. Te? Ermanno, lei che dice? Che bandorie? Il tuo marito invece che direbbe? Ma che c'entro? Io fai per guardare, che bestietto l'ho! Perché è il doppio di Ermanno? Ma se niente, fine! Va bene, è il boss, no. Lo spieghi per favore! È il boss, è il montone! Ecco. Che la mia è il gibbo da mettersi, sì. È il maschio della pecora! Che la è venuta a bere la pelata. Non la pelata, io la pelata. Vabbè, dai, questa. No, tagalette è come la ciarighina. Dai, allora, non manti. Pollo alla cacciatora, le nostre verdure, il soffritto, gonfate, gommetti dietro al nostro polastriato, ok? E il fun rosolà, bisogna far rosolà da tutte le bande, il fun, il vultome, il pirlome, via dicendo. Gonde sfemal con del nostro vi bianc e gonde la sala fiamma per far sfemato l'alcol, per far evaporato l'alcol. Alcol che è restato. Una volta che il nostro alcol è evaporato, quando mi dico di terra il pondor. La metto dentro tutto il nostro bel pondor e il funkeuser per una quarantina di minuti circa. Ma lo stai leggendo, vero? Lo sai? Ma certo che la sudrei arda a te! Certo che la sosa il fuoco, Drea fa la scena, no? La metto al pondore, fa un coso per una quarantina di minuti, piano piano,
Sì. Una volta che l'è cotta, mettono su i nostri belli uli e negre. E il nostro pollo alla cacciatora, Stella, è pronto. Ma anche il pollo alla cacciatora, tu hai preparato mai una tua specialità? Certo che lo preparai. Sì, va bene. Come fa che intate il selfo mio? Dopo, il topo! No, 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 il topo no, il topo no! Ma che bontà!